Roberto Giammarino, buona la prima per il Pineto, 1-0 passaggio al secondo turno di Coppa Italia, sono viste delle buone triangolazioni, il lavoro insomma si vede. No, l'atteggiamento è stato un atteggiamento giusto, la squadra sta iniziando a trovare le dimensioni, forse dovevamo essere un po' più cinici sotto porta, però è bene, bene la prima come hai detto tu. Ecco, questo slittamento del campionato potrebbe andare a comportare qualche, insomma, ci saranno forse più turni infrasettimanali, potrebbe comunque andare ad incidere un po' anche sulla preparazione della squadra. Ma sulla preparazione? Sulla gestione. Sulla gestione forse sì, perché dovremmo gestire i giocatori, però noi abbiamo una rosa importante dove sono tutti quanti titolari, quindi abbiamo dei giocatori bravi in tutti i ruoli. Quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare tutte le nostre forze. Per quanto riguarda il discorso del campionato, sì, qualche piccola incertezza ce la mette, più che altro perché sembra quasi un campionato che stanno gestendo altri, non in questo momento chi dovrebbe. Ecco, il 30 usciranno i gironi, molto probabilmente ci si potrebbe ritrovare con Bari, Cesena. Bari credo che sia difficile perché sarebbe stravolgere un territorio, penso che sia più logico il Cesena nel nostro girone, sarebbe quella la cosa che naturalmente dovrebbe essere, perché c'erano San Maurese, San Marino eccetera, ci potrebbe anche essere il Cesena. Il Bari lo vedo un po' più una forzatura di forza di potere e spero che non sia così, anche se comunque o Bari o Cesena cambierebbe poco, però penso che sarebbe un messaggio importante anche a tutte le società serie che ci sono nel dire che insomma, non, le regole vengono fatte da altri, non da chi che sia.